cosa è accaduto a Punk B, ma tutto sommato la fortuna e anche la bravura di papà Salvatore non ha causato danni sia al se stesso che al cavallo. E così 10 anziani, 2006, gioco chiuso, Point Lavec Kampf, 2.17 e la sua quota. Allineamento completato e prende velocità la macchina. Con cautela, sempre Point Lavec Kampf, imitato da Pass of Breed. Via la macchina. L'orata, la chiusura nei confronti di OK che insiste. Poi Punk B sta passando la Varenne di Maisto e scende lungo i birilli. Cavalli al completamento del lancio in 14.2 e papà Salvatore con Punk B punta in avanti. Freeway classico, e mi sa che ci sarà ancora un Freeway perché incombe il figlio VP con il suo Bread. Completamento dei 400 che se ne vanno in 37 e gradato Freeway straclassico per Pass of Breed. E davanti alle tribune quindi VP con il suo Breed a Command Operation. 600 iniziali nell'ordine del 46.4. Vi ricordo che la corsa è programmata sui 2600. Per linee esterne l'altro Breed Person pedinato dal favorito Point Lavec Kampf. Si va al completamento del primo mezzo miglio nell'ordine dell'1.3 abbondanti e si viaggia intorno all'1.19 e di fronte per il momento nulla cambia con papà e figlio in pole position, D'Artagnan e papà Salvatore. 19.3 il primo chilometro, si migliora gradatamente il Breed di Dinardo che va al sedriolo di Punk B e si trascina Point Lavec Kampf. Si va in piegata, frazione ancora saporifica in 16.5, tutto tranquillo, a largo anche Orbitanè. Si completa anche questa piegata e cavalli che si presentano davanti alle tribune all'attacco del giro conclusivo. Una frazione ancora in 16.4, si viaggia intorno all'1.20. Viene via il Kampf di Little Tony e si trascina Orbitanè. E l'allievo di Antonio Esposito va a diretto contatto con il leader. 2.7 è un po' di spiccioli il miglio. E cavalli che affrontano la penultima curva. Si è cambiato musica, si è cambiato registro dopo un miglio tranquillissimo. Mezzo miglio alla conclusione, 15 in piegata. E Point Lavec Kampf al salchi di Pass of Breed. Poi Punk B, Orbitanè, OK e gli altri. Si va a timbrare il doppio chilometro nell'ordine del 2.37. 500 alla meta. Cavalli che affrontano la curva finale con Pass of Breed che allunga, non lo perde di vista il Kampf di Little Tony. 14.3 di fronte. Parcheggia e riprende fiato il Kampf. Cavalli al completamento della curva finale. Retta d'arrivo con Pass of Breed in vantaggio, viene via il Kampf di Little Tony, è incisivo, appariglia il leader, lotta incerta, lotta tra i due, ma Sergio Viola dall'altro mondo lo guarda anche lui, Point Lavec Kampf, al terzo OK, 1.17.4, possiamo dire che lo pennella Little Tony, lo pennella, in onore del grande amico che non c'è più prematuramente. Questo Kampf veramente l'ha pennellato. Corre alla grande il Breed di VP e si deve inchinare solo negli ultimi metri. Cinica, finalmente, di rimessa all'attesa, OK si piazza. Il totalizzatore borbotta 2.17, 1.17.4, il tempo al chilometro, è tutto linea alla regia.